Lorenzo Andreinacci, che poi se uno ci pensa, tu arrivasti a Brescia nel 2014, siamo nel 2022, forse però quest'anno per te può essere un anno molto diverso dagli altri. Spero di sì e penso di sì, sono pronto a giocarmi le mie carte, e appunto è l'ottava stagione, se non ho sbagliato i calcoli, che parto in questa maglia, quindi sono contento di essere tornato e appunto voglio provare a dare tutto me stesso, perché è arrivato il momento. C'è tanta concorrenza, però vedo in te grande entusiasmo. Sì, c'è concorrenza, è arrivato Luca Lezzerini, che è un ottimo portiere, c'è Simone Perini, pertanto un ottimo portiere, però come detto, tanti anni che sono qui e penso che questo sia il mio momento e voglio sfruttarlo. Joronen ti ha detto qualcosa nell'andar via? Come vi siete salutati? Ci siamo sentiti telefonicamente, e siamo fatti in bocca al lupo a vicenda. E colgo l'occasione per rifarglielo, perché eravamo dei grandi amici e un gran portiere, se lo merita. Avete iniziato solo una settimana fa il ritiro, volevo chiederti qual era il bilancio di questi primi 7 giorni e anche di questa amichevole. Beh, bilancio sicuramente positivo, stiamo cercando di fare quello che ci chiede il mister, di alzare l'intensità, di correre più degli altri se possibile, e anche oggi penso si sia visto che c'era sempre la mentalità di segnare, e niente, stiamo lavorando bene, sono contento, penso che tutti siamo contenti a sentire dall'interno, quindi continuiamo così, che siamo partiti bene. Cosa cambia però nella tua testa? Gli altri anni tu sapevi che eri la riserva, quest'anno le gerarchie ancora non ci sono, però ci sono molte più possibilità che tu possa fare il titolare. Mentalmente cosa significa? Guarda, il portiere è un ruolo delicato secondo me, anche da secondo devi sempre pensare che l'occasione può arrivare, perché un infortunio, qualcosa, comunque il portiere è un ruolo delicato, no? Basta un'uscita, un contrasto e quindi sei sempre preparato, dai, mentalmente, sei sempre lì sul pezzo, partendo dall'allenamento ogni giorno, alla partita sei concentrato come se dovessi giocare. Presidente Cellino la settimana scorsa, proprio prima della partenza del ritiro, aveva chiesto al pubblico, ai bresciani, di aiutare. Che effetto fa vedere così tanti tifosi seguirvi anche in un'amichevole che potrebbe essere banale contro una squadra di prima? Certo, beh, sicuramente è bellissimo, i tifosi non ci fanno mai sentire mancanza, anzi sono sempre i primi a tifarci, a starci vicino. Quindi li ringrazio in nome di tutta la squadra. Fa sempre piacere, spero che verranno anche venerdì numerosi come oggi. Portiere è un ruolo delicato, però cosa tu lo sai che di te si dice anche che sei troppo bravo ragazzo, no? Che devi mettere su un po' di cattiveria. Tu pensi di avere la personalità necessaria o di dover lavorare ancora da questo punto di vista? Ma penso che ce l'ho, nel senso che per me è una diceria che il portiere deve essere matto, lo siamo un po' tutti, dai, quindi poi viene fuori, quando è il momento viene fuori, quindi su questo sono tranquillissimo. Ok, grazie.